I cambiamenti climatici hanno un'origine antropica. Cosa significa antropica? Significa che dipendono dalle attività umane, ma da quali attività umane? I cambiamenti climatici dipendono dalla concentrazione di gas ad effetto serra che ci sono nell'atmosfera, che impediscono alla radiazione solare di disperdersi al di fuori dell'atmosfera stessa e quindi mantengono il calore attorno alla Terra. Tutto ciò dipende quindi dalla CO2, dal metano e da altri gas ad effetto serra che noi, esseri umani, disperdiamo nell'atmosfera attraverso le nostre attività, attraverso la produzione di energia elettrica, attraverso i trasporti, attraverso i cementifici, attraverso la produzione di acciaio, eccetera, eccetera. È quindi a partire dalla seconda metà dell'Ottocento che sono esplose le emissioni di CO2 e che quindi è aumentata fortemente la concentrazione di biossido di carbonio, di metano e di altri gas ad effetto serra nell'atmosfera e sta provocando quello che è ben identificato in questo grafico della NASA che fa vedere in che modo la temperatura media a partire dagli anni 50 del Novecento e fino ai giorni nostri o quasi fino al 2013 è aumentata in tutto l'emisfero con una particolare concentrazione, un particolare ritmo dell'aumento nella zona artica, il che comporta dei problemi giganteschi perché ovviamente lo scioglimento dei ghiacci provocherà la risalita del livello degli oceani e quindi la sommersione di numerose aree costiere, soprattutto in alcune aree particolarmente a rischio, ad esempio nel sud-est asiatico, ma non soltanto, anche in Europa. Le emissioni di gas ad effetto serra sono provocate dunque dalle attività antropiche e questo grafico piuttosto complesso spiega in particolare da quali. È il settore dell'energia quello che produce la maggior parte della dispersione di gas ad effetto serra nell'atmosfera e in particolare, lo vediamo in questo grafico, sono segnalati i trasporti con il 13,5%, la produzione di energia elettrica e di riscaldamenti, di calore con il 24,6%, altri tipi di combustioni di fonti fossili per il 9%, l'industria per il 10,4% e anche le emissioni fuggitive, cioè le fughe di emissioni che possono essere dipese soprattutto da processi industriali, ma anche che banalmente sono dipese da quando noi andiamo a fare benzina, il GPL ad esempio, presso il benzinaio, nel momento in cui viene staccato il connettore dall'automobile, dal serbatoio, si sente chiaramente un suono che ci dimostra il fatto che una piccola quantità di gas viene disperso nell'atmosfera, ebbene il totale di queste emissioni fuggitive, di queste fughe, sono qua pari a quasi il 4% del totale. Ci sono poi degli altri processi industriali. C'è l'uso delle terre, la deforestazione, la cementificazione, c'è l'agricoltura, al cui interno esiste anche l'allevamento, che in particolare attraverso l'allevamento di bovini comporta grandi problemi perché evidentemente per ovvie ragioni le mucche emettono metano, che è un altro gas ad effetto serra, e anche il ciclo dei rifiuti. Ora, se andiamo a guardare invece l'ultima parte, quella più a destra del nostro grafico, vediamo quali sono i tipi di gas che vengono emessi e vediamo che in particolare esiste un problema legato al biossido di carbonio, che in gran parte rappresenta le emissioni totali di gas ad effetto serra per ben il 77% e che ha un grande problema, e cioè il fatto che rimane per secoli nell'atmosfera terrestre e quindi evidentemente quello che noi produciamo oggi avrà delle conseguenze di lungo e lunghissimo periodo, ma anche ad esempio il metano ed altri tipi di gas ad effetto serra. Come vedete, il metano in particolare è legato all'agricoltura per le ragioni che abbiamo detto prima. E che cosa però possiamo fare noi per diminuire le emissioni di gas a effetto serra? Anche ciascuno di noi ha un grande potere, anche ciascuno di noi, cambiando in parte le proprie abitudini, può fare molto. Ad esempio, esistono dei settori che comportano grandi emissioni di CO2 e che noi magari non vediamo, non ce ne accorgiamo troppo. Ad esempio, il settore dell'abbigliamento, la produzione, ad esempio, di un paio di jeans, che è un abbigliamento assolutamente comune che ciascuno di noi ha nel proprio armadio, comporta grandi emissioni di CO2. 33 kg, 33 kg per il ciclo completo, a partire quindi dalla produzione del cotone, i processi industriali che servono per la produzione del
del materiale, della produzione dei jeans e anche i lavaggi che vengono effettuati. Se si considera che ogni minuto nel mondo vengono prodotti 6.650 paia di jeans, ci rendiamo conto della portata gigantesca anche delle emissioni legate al settore della moda. Ma ci sono anche delle cose che sono più a portata di ciascuno di noi, proprio perché sono strumenti che abbiamo a disposizione davvero sotto mano tutti i giorni. Secondo lo Shift Project, ad esempio, che è un'organizzazione non governativa, guardare 10 ore di film ad alta definizione significa muovere gli stessi dati che sono contenuti in tutte le pagine inglesi di Wikipedia, che è una banca dati, come sappiamo, gigantesca. E per quanto riguarda in particolare i video pornografici, essi rappresentano il 27% del totale del traffico mondiale di dati. E perché è un problema questo? Perché il traffico di dati implica l'utilizzo di server e computer che esistono e che sono normalmente stoccati in grandi hangar in Cina, negli Stati Uniti, in altre parti del mondo, e che devono, per funzionare, ovviamente assorbire energia elettrica, enormi quantitativi di energia elettrica, tali anche da far scaldare queste macchine fortemente, e infatti questi luoghi spesso devono essere raffreddati con grandi sistemi di condizionamento dell'aria, che a loro volta ovviamente emettono CO2 perché devono assorbire energia elettrica per poter funzionare. Ecco, da soli i video pornografici di cui abbiamo parlato sono stati responsabili soltanto nel 2018 di 80 milioni di tonnellate di CO2 nel mondo, il che significa lo 0,2% delle emissioni globali. E per quanto riguarda invece i film e le serie che naturalmente normalmente noi vediamo in streaming sulle grandi piattaforme che tutti quanti conoscono, esse sono talmente tante energivore e talmente tanto importanti in termini di quantità di dati scambiati che inquinano quanto una nazione come il Cile. Pensate, una nazione intera, con tutto quello che comporta la vita delle persone, i trasporti, le industrie, la produzione industriale, eccetera. Più di 100 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti all'anno. E qualcosa che possiamo fare noi, chiaramente, non è ritornare al medioevo, non è rinunciare a tutto, ma per esempio si potrebbe cominciare a dire: ma magari questo film riesco a vederlo in ottima definizione anche in HD, senza dover per esempio utilizzare 4K o addirittura nuovi standard ancora più ad alta definizione, che comportano ovviamente una movimentazione di dati ancora maggiore. Ma possiamo anche, ad esempio, banalmente, stare attenti alla nostra casella di posta elettronica. In che modo? Beh, lo spam che noi riceviamo, anche quello è una movimentazione di dati e anche quello comporta emissioni di CO2. Basterebbe disiscriversi da tutte le mail indesiderate che noi riceviamo quotidianamente per diminuire fortemente il quantitativo di CO2 che emette, tra virgolette, la nostra casella di posta elettronica. Per dare alcuni dati, nel 2009 uno studio che fu realizzato allora dalla società informatica McAfee aveva fornito alcuni esempi emblematici. Soltanto lo spam era responsabile, all'epoca quando internet era molto meno diffuso rispetto ad oggi, delle emissioni prodotte ogni anno da 3 milioni di automobili, che significava tanto inquinamento quanto quello derivante dalla combustione di 7,5 milioni di litri di benzina. E i dati, ovviamente, nel frattempo sono cambiati e cresciuti enormemente. E qualche anno più tardi, un esperto britannico che si chiamava Mike Berners-Lee si era concentrato sull'impatto climatico delle email, spiegando che per inviare un messaggio con un allegato di posta elettronica dal peso di circa 1 MB servivano 25 watt-ora. Cioè gli stessi che servono per mantenere accesa una lampadina a basso consumo per 2 ore.